E questi sono i momenti più intensi, quelli più emozionanti di una gara di calcio. La squadra che sta per entrare in campo, la squadra che prepara questa sfida. Ormai tutto quello che è stato preparato, tutto quello che è stato detto dal mister, ormai deve essere solo messo in campo e deve essere solo tradotto in azione. E dunque vedete lo Scurdia che si sta preparando ad entrare in campo, mentre questi sono gli incitamenti nella squadra dell'Atletico Catania. Ricordiamo che oggi è la squadra che ospita lo Scurdia al campo di Montepò. Dunque seguiamo i nostri ragazzi, oggi indossano per la prima volta la nuova divisa, quella che sarà la divisa ufficiale, la prima divisa di questo campionato. C'è grande tensione, grande concentrazione soprattutto fra i ragazzi. Vedete come Natale Serafino sta caricando i suoi a dovere per questa partita. Ricordiamo, una partita importantissima perché è l'esordio e perché da queste partite poi comincia a delinearsi un po' il cammino di ogni squadra. Come abbiamo detto nel precedente collegamento, lo Scurdia gioca questa partita, poi dovrà riposare perché il turno di riposo è dovuto alla squadra, il Real Tirrenia, che si è praticamente ritirata all'inizio di questo campionato. Dunque oggi riposerà il Paternò, domenica prossima toccherà allo Scurdia. Dunque 15 giorni, poi si va praticamente ancora in trasferta, si giocherà proprio ad Acireale contro il Real Aci per tornare in casa contro il Biancavilla. Quindi pensate che lo Scurdia inizierà il cammino tra le mura amiche proprio alla fine di questo mese. L'Atletico Catania, le squadre stanno per entrare in campo adesso, ovviamente vi faremo vivere questa emozione di inizio gara. È sempre bello seguire il calcio anche dall'interno. Invece Antonio Richichi, l'allenatore della squadra di casa, che dà le ultime indicazioni al suo portiere Meo, mentre le squadre stanno per entrare, come dicevo, in campo. C'è anche Orefice, ex del Siracusa, che lo Scurdia conosce abbastanza bene. Poi c'è Timonieri, insomma giocatori in difesa molto esperti, giocatori che hanno sicuramente fatto la storia dell'eccellenza, il capitano appunto Timoniere, mentre il capitano dello Scurdia è un altro tosto, Paolo Messina, che lo scorso anno abbiamo incontrato da avversario nella formazione della San Pio. È tutto pronto, aspettiamo solo il direttore di gara insieme agli assistenti che sono già all'uscio e dunque stanno per entrare in campo, e subito dopo inizierà questa importantissima sfida di campionato, la prima giornata. Salutiamo naturalmente i nostri amici che si stanno seguendo in questo collegamento pre-gara, poi vi annunciamo che faremo due collegamenti, uno alla fine del primo tempo e naturalmente uno alla fine della gara, nei minuti finali. Tutto pronto, il direttore di gara controlla l'abbigliamento regolamentare delle due squadre. Centimetri da vendere per la difesa dell'Atletico Catania, come vedete Timoniere e Orefice, mentre anche Trovato non scherza e le squadre adesso stanno per entrare in campo. Adesso il primo piano della maglia dello Scurdia, la nuova divisa. Vediamo anche il numero che è stato disegnato dietro, numero giallo. Vi preannunciamo che il portiere dello Scurdia Pandolfo indosserà una casacca arancione, perché alla fine non ci si è riusciti a trovare una divisa che potesse in un certo senso mettere tutti d'accordo. Succede ogni tanto nel calcio e dunque oggi toccherà allo Scurdia giocare con la maglia del portiere con la casacca, proprio perché i giocatori dell'Atletico Catania hanno la maglia gialla. Bene, per il momento è tutto, ci fermiamo qui con il collegamento, vi salutiamo e naturalmente salutiamo anche gli amici che ci stanno seguendo con il prossimo intervento a fine primo tempo. Grazie a tutti.